Oggi avete giurato, cosa ha detto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi? Il Presidente del Consiglio ha detto che innanzitutto si aspetta che noi lavoriamo, perché questo dovrebbe essere, diciamo, il primo compito di un parlamentare, soprattutto di un membro di governo. Chiaramente ci ha detto che c'è qualcuno che può darsi aveva qualche aspettativa già di ingresso immediato. Pionati. Ma Pionati, io penso che Pionati avesse tutti i meriti per poter entrare. E perché allora non è sottosegretario? Non lo so, sceglie sempre Berlusconi. C'era bisogno di queste nomine? Ma sicuramente, ma non di 10, badi bene, perché il presidente Berlusconi vuole fare un decreto per 10 nuovi membri di governo. Ma io le dico, ma perché questa nazione è andata avanti sin da quando si è costituita? Con un numero di membri di governo di centinaia di persone, di oltre 100 persone. E per la prima volta, questo è il primo governo in cui noi abbiamo un numero inferiore a 100, notevolmente inferiore a 100, di 60 persone. L'azienda, chi la dirige? Chi prende le decisioni e chi realmente vigila su queste decisioni? Senta, l'Italia non è un'azienda però. No, l'Italia è un'azienda, noi siamo un'azienda. Noi siamo un'azienda che dobbiamo necessariamente produrre benessere, noi abbiamo un bilancio, noi abbiamo delle spese che facciamo e degli introiti da garantire. Tutti i cittadini devono stare bene, un occhio particolare, un'attenzione al sociale? Beh, io credo questo almeno è il mio scopo, è lo scopo forse per il quale sono stato scelto.